un numero 1000 lidoni dimenticati dalla regione, chiedono praticamente lo scorrimento delle graduatorie. Si sta dando per i 2 anni oramai di attesa Luca Locci dell'SCB. Sì, abbiamo portato in piazza sotto il consiglio regionale proprio qualche ora, qualche giorno prima di Natale, questi ragazzi che sono delle nostre eccellenze in questa regione, che sono idonei a un concorso che questa amministrazione ha bandito quasi 2 anni fa. A questo concorso non si hanno più risposte, sembra che qualcosa si sia fermato e stiamo chiedendo appunto che continuino a scorrere queste graduatorie. Sono in 1000 addirittura. Sono 1000 divisi tra amministrativi e tecnici di categoria C e D. Purtroppo questa amministrazione continua a fare concorsi fotocopia. In questi ultimi giorni è stato fatto anche il concorso presso l'ente Forestas, richiedendo le stesse figure per le quali questi ragazzi sono in graduatoria. Noi diciamo no, non ci stiamo allo spreco di risorse pubbliche, abbiamo già dei lavoratori in questa graduatoria, attingete da queste graduatorie. Tra l'altro proprio nelle prossime ore ci attiveremo con i nostri legali per un ricorso al TAR per bloccare appunto il concorso del Forestas, il bando di Forestas, affinché si attinga dalle graduatorie già in essere. Qui si parla di 1000 sardi che dovrebbero lavorare, anziché hanno il diritto di lavorare, che non lavorano. 1000 sardi che non hanno padrini, non hanno padri, non hanno niente e rischiano di non avere mai più quel lavoro per la quale hanno partecipato al concorso. Basta di trattare la gente in questo modo. Noi dobbiamo dare l'amministrazione regionale, la regione deve dare risposte occupazionali ai giovani sardi. Questa è la vera risposta. 1000 di loro sono a spasso, 1000 di loro di tutta l'area geografica della regione Sardegna.